tieni molto alla tua libertà ed emancipazione in quanto donna. Cosa dovrebbe fare, secondo te, chi teme di rivelarsi al mondo esattamente per com'è? Allora, io penso una cosa, si sta parlando credo di venire fuori per quello che si sente quando paradossalmente ci si inventa di una costruzione, una vita che non ci accetta, comunque sono delle costruzioni che ci facciamo, in cui ci facciamo solo del male. Se perseveriamo in quella direzione, io ti posso dire per l'esperienza personale che ho analizzato da un punto di vista sociale questa problematica e penso che ci sia, vuoi o non vuoi, nella gente una specie di sadismo nel vederci soffrire. Per cui quando una persona ti vede infelice, ne trae una specie di quasi, quasi non lo so, è qualcosa di strano da definire, non gioia, però c'è quella cosa per cui questa gente non vi paga la bolletta, non vi paga la casa, non vi paga niente. Per quale motivo, io mi chiedo, dovete vergognarvi di dire che cosa siete? Non vi daranno, nessuno di loro si scandalizzerà, nessuno. Anzi, queste persone inizieranno ad amare chi siete veramente, perché se noi viviamo una vita di mistero, se noi viviamo una vita in cui dobbiamo nasconderci, noi non stiamo dando noi stessi al 100%, lo stiamo dando al 50%. E quindi, secondo me, una volta liberati da questi cardini, questa prigione, questa maglia che ci imprigiona, il gioco è risolto. Quando si parla invece di famiglia, si deve fare un lavoro molto lento di comprensione. E non magari fargli vedere tutto immediatamente, lentamente abituarli al dialogo. Il dialogo, la parola, come dicevamo prima, è fondamentale, instaurare un dialogo con chi si ha in famiglia, con la famiglia. Il tuo consiglio, tra l'altro, penso sia veramente molto particolare, nel senso che solitamente quello che ci sentiamo rispondere, quello che sentiamo in generale dire, consigliare dalle persone ad altre persone è un po' buttati, buttati e basta. Invece, da parte tua c'è la questione del dialogo, no? Tornando sempre all'importanza della parola, come dicevamo prima. Adesso non per essere snob, una persona che ha la quinta elementare si trova un figlio omosessuale e che si vuole mettere il kajal, si vuole mettere la cosa. Cosa succede? Se tu lo fai da oggi a domani, dici, fai un coming out facendo vedere, no, sai, la società ormai è così, tu stai violentando quella persona, perché quella persona, se tu non gli hai dato degli input prima, è chiaro che potrebbe avere una reazione, è sbagliato che succeda, però purtroppo, antropologicamente, succede dall'alba dei tempi. Ci vuole una diplomazia che si deve costruire sulla base di un rapporto in cui si dialoga. Perfetto, chiaro, chiarissimo, perfettamente d'accordo con te. Qual è la stilista a cui ti ispiri maggiormente nella scelta del tuo stile? Allora, essendo, come ti avevo già accennato, una personalità in fieri, in continuo divenire, anche qua i gusti sono cambiati tantissimo, perché nell'ultimo periodo ho maturato una coscienza molto diversa, mentre prima ero una fashion victim, prima andavo nei negozi, tipo, non so, ero un amante di Galliano non era in Italia, andavo a Cannes nella boutique più vicina e andavo a comprare. Oggi è cambiato, sicuramente seguo la moda con molta attenzione perché lancia dei trend, dei diktat che sicuramente sono importanti per capire la traduzione della società, ma
Attualmente c'è una coscienza che si ho maturato, che è tutta rivolta al vintage, al recupero, perché trovo veramente disumano dover sostenere una catena di produzione che alla fine, mi sono resa conto, non genera niente, niente, genera solo una sensazione di lusso che in verità possono comprare solo alcuni, pochissimi, neanche gli italiani, neanche i francesi e gli europei, solo pochi eletti. No, per cui io oggi compro solo stilisti estinti, quindi Saint Laurent, bye. Quindi da E parte tua, quindi diciamo, c'è un'attenzione nei confronti dell'ambiente e di conseguenza anche nei confronti delle future generazioni, giusto? certo, è tutto un sistema, è tutto concatenato. Una farfalla adesso, qui in questo momento, genera un effetto in Australia. E quindi quello che scegliamo oggi è un'eredità per chi ci succede. Sempre per quanto riguarda la moda, la scarpa, La scarpa. cosa rappresenta per te? Per me la scarpa ha un significato diverso un po' forse rispetto ad una donna che ha il privilegio di nascere con una biologia, comunque essere una donna biologica, insomma, perché per me la scarpa è stata la conquista di un modus vivendi. Cioè io comprando, indossando i primi tacchi a spillo, quella specie di forza che ti proviene un po' come la tuta di Batman, quando Batman Per superi. esatto, ti dà quei superpoteri, Clark Kent che diventa Superman, no? È quella chiave, quel grimaldello, ecco, per aprire un mondo che per me era prima inaccessibile. Che tipo di scarpa ti piace? Che genere di scarpa mi piace? Cioè, io starei con il tacco a spillo. Non mi piace tanto il plateau, poi sai, dipende dalle mode. Ultimamente lo sto odiando, mi piace proprio senza plateau, ma il tacco deve essere vertiginoso e a spillo. Ovviamente, siccome l'età avanza e comunque anche ho maturato un senso estetico, adesso io vesto con molti pantaloni, metto sempre il tacco, eccetera. Però è anche cambiata la visione un po' di come uscire. Per me prima era indissolubilmente impossibile uscire senza tacco spillo. Cioè, trovi delle scarpe che incontrino effettivamente il tuo gusto? Guarda, ti posso dire una cosa che farà invidia un po' a tanta gente. Negli ultimi anni non devo neanche cercare, me le regalano. Ho tanti amici designer con i quali ho collaborato anche per consulenze, per tante cose, che a volte me le regalano quando c'è qualcosa che impazzisco, che proprio non reggo, compro, ovviamente compro. Sei stata una stylist. Ci racconti di più di questa esperienza? Allora, è un'esperienza meravigliosa, è stato più che un'esperienza, è stato un sogno, perché praticamente l'ho maturato mentre vivevo un po' tra Milano e Parigi. Ero a contatto con una maison di moda molto molto importante, tra l'altro il cui direttore creativo era un mio carissimo amico. Dormivo a casa sua, eccetera. E in un certo modo, quando si parlava di influenze sulla moda e tutte queste cose, perché sono stata sempre influenzata dall'arte, dal cinema e comunque dalla fotografia in un certo qual modo,
E allora, niente, ho avuto questa visione e dire, io voglio fare la stylist. Ma il mio modo di fare styling non era come quello attuale. Io ho iniziato quando, ad esempio, si stampava, si facevano dei servizi fotografici e li stampavamo su. Su una carta fotografica io avevo un book in pelle che poi lo dovevi fare da uno che ha fatto apposta, doveva essere anche firmato da quello, se no non eri una che si poteva proporre in redazione. Quindi avevi queste pagine stupende in cui io mettevo, trasfondevo tutte le mie fascinazioni del cinema, dell'arte, e c'erano delle storie. Oggi si fa styling con 448, addirittura le Maison ti danno i look già preconfezionati, devi mettere camicia, pantalone, te lo danno loro e deve essere tutto già abbinato. È la Maison che lo decide. Per cui secondo me questo lavoro si sta praticamente esaurendo e morirà, non ci sarà più.